Ultima trasferta della stagione per la Futsal San Giovannese che si prepara all'impegno contro Coiano per la vigilia di Pasqua. Prima però un incoraggiamento a Lino Pisconti che ha ricevuto il responso medico della rottura del legamento crociato anteriore e che sarà dunque presto operato proprio per l'infortunio. Noi personalmente gliel'abbiamo già fatto tutti, li siamo vicini, stiamo cercando con tutte le nostre forze di accelerare i tempi dell'operazione e penso probabilmente già a fine mese potrà fare, quindi niente, purtroppo chi gioca, chi fa sport, queste sono cose che possono capitare. Devo dire che noi siamo un po' sfortunati perché in 2 anni due infortuni così grossi non sono da poco per un ambiente, un bacino come il nostro, quindi niente, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Adesso un giudizio sulla matricola avversaria, Coiano, una delle squadre migliori viste all'andata a San Giovanni. Una squadra che dopo una partenza ad handicap sta facendo un campionato incredibile, penso nelle ultime 16 partite è riuscita a vincere, mi sembra 13, quindi una squadra che sapevamo poteva arrivare a playoff e oramai è lì, quindi avremo un impegno penso molto proibitivo. Chiaramente per le condizioni in cui ci presenteremo, perché altrimenti come ce la siamo giocata all'andata ce la saremmo potuta giocare anche al ritorno. E andiamo, facciamo quello che dobbiamo fare, faremo giocare i nostri giovani nella speranza che comincino a acquisire quell'esperienza che è fondamentale in queste categorie.